Oggi una serie di appuntamenti nella quale vogliamo raccontarvi svariate novità per la qualità della nostra vita, dell'ambiente, dell'agricoltura, eccetera. In questa prima puntata eh, vi racconteremo di una pietra che racchiude in sé tutte le qualità della vita, quindi una veramente una, una scoperta eccezionale, lo scopriremo adesso nei prossimi minuti e soprattutto indispensabile per la nostra vita in questa epoca in cui eh, diciamo siamo abbastanza eh, predisposti ad assorbire tante cose, di tutto e di più potremmo dire. Abbiamo con noi in studio due ospiti: Luigi Deales. Ciao Luigi, ricercatore nel settore ambientale e la naturopata dottoressa Vela. Grazie ciao, di ciao. essere con noi. Ciao. Beh, allora eh, Luigi è eh, una pietra poco conosciuta in Europa, invece, molto più conosciuta in altre zone del mondo. Più, da è dove molto viene? più conosciuta in Russia, da dove proviene. L'unico luogo dove si può estrarre è la Karelia e si trova nel nord ovest della Russia, vicino alla Finlandia e al Mar Bianco. Ecco, è una pietra straordinaria. Una pietra che ha il nome di... Ha ah, il nome di Shungite. Che deriva anche da Che dal... deriva, il nome di Shungite gli è stato dato dal villaggio Shunga dove per la prima volta è stata trovata. Allora, Katia, tu sei un'esperta di questa pietra perché da molti anni stai studiando le sue proprietà, poi le vedremo, eccetera, e la utilizzi anche. Sì. Ma che origini ha? Ah, ci sono diverse correnti di pensiero, sembra prove, provenga da, o da un o da un asteroide, l'asteroide Phantom. E, mm, Visto che non ce n'è tantissima sul pianeta, si presume l'ipotesi più accettabile sia proprio quella che provenga da, da questo asteroide? Allora, Luigi, eh, ci sono oh, tantissime spiegazioni della ricchezza, della uh, meraviglia di questa pietra, ma soprattutto viene definita intelligente. Intelligente perché? Per la sua composizione, per cosa? Viene definita intelligente perché eh, sconfiniamo nella fisica quantica. È un complesso molecolare di atomi di carbonio chiuse a pallone, 60 atomi di carbonio, anche di 70, che assumono una forma sferica come quella di un pallone di calcio, mm. costituito da esagoni e pentagoni. È vero che è una formazione molecolare unica, che non esiste in altri. Minerali piuttosto che elementi della Terra. Esattamente. È l'unica forma molecolare icoesaedrica che si conosca. Katia eh, non è una scoperta recente, sebbene appunto la sua formazione sia stata scoperta nell'85, perché la storia un ci po' racconta, ha già no? sì, ci, ci racconta di Pietro il Grande, Zar Russo. Che soffriva di diverse patologie, tra cui uremia e epilessia. I suoi medici personali gli consigliarono di recarsi presso una sorgente di acqua che sgorgava da una pietra nera e così fece. Si recò presso questa sorgente con tutto il suo esercito, e iniziò a bagnarsi in queste acque a berle. E ad avere degli effetti benefici, quindi a star meglio. Consigliò così di, eh, al suo esercito di porre una pietra all'interno dei loro contenitori d'acqua per beneficiare degli effetti anche per bere delle acque decontaminate da, da Insomma, qualsiasi cosa. Hai capito, Pietro il Grande, eh? veramente. Non sapeva perché, però ne <ride> ah, sì. godeva degli effetti positivi. Dunque, Torniamo invece alla particolarità, perché ne ha tante, è vero che contiene in sé tutti gli elementi della. come si dice? Tavola di Mendeleev. Ecco. Perché cosa vuol dire? Eh, pur in minima quantità contiene tutti gli elementi presenti sul pianeta Terra. Si parla tanto negli ultimi anni di pietre, cristallo, quarzo, eccetera. Sì. qual è la vibrazione della shungite? Allora, la shungite a differenza degli altri cristalli non irradia, ma catalizza, quindi attira a sé le energie, mm -hmm. mh, belle o brutte che siano e rimanda indietro solo il bello. Una, è un minerale in grado di restituire alla cellula la sua intelligenza primordiale. Quindi una cellula che non sia più in grado di svolgere il suo lavoro eh, in maniera ottimale torna a essere una cellula eh, che lavora al 100%. Rivitalizzata diciamo così. Rivitalizzata, mm -hmm. che invia informazioni in maniera coerente, così che si dice. E quali sono gli effetti sull'individuo quindi di questo tipo di vibrazioni della pietra in generale? Eh, beh, gli effetti sono molteplici, può, è, è un ottimo antiossidante innanzitutto. E in quanto tale in campo cosmetico possiamo beneficiare dei suoi effetti eccezionali. Ne la... saranno contente tutte le donne, <ride> ma anche gli uomini che ci stanno seguendo. Senz'altro. Quindi... quindi la pelle più liscia, più giovane, i capelli più, più setosi, più luminosi. E viene utilizzata per le creme anti-età e poi vabbè, è un eccezionale antinfiammatorio, rafforza le difese immunitarie, è capace di lavorare e di ripristinare quindi condizioni di stress anche, anche importanti. È vero che c'è una particolare mh, predisposizione eh, nei bambini o nelle donne in stato di gravidanza a assorbire maggiormente no, mh, sì. vari, eh, le i flussi negativi. Diciamo. Le frequenze elettromagnetiche date da cellulari, wifi, ricetrasmittenti, tutto ciò che mh, comunica senza cavo, mh, eh, emanano radiazioni eh, dannose alla salute. I bambini sono, i soggetti, sono soggetti a maggior eh, accumulo di queste radiazioni perché hanno un sistema di conducibilità elettrica dif differente da quello mm. degli adulti e assorbono 10 volte di più. Quindi a maggior ragione appunto... A maggior ragione, mm. bisogna proteggerli e la sungite è un ottimo protettore schermo e decontaminante. Allora c'è un altro particolare che ci vuole mostrare Luigi... E fra l'altro, appunto, eh, hai eh, fra le mani una, un bellissimo esemplare di. Cos'è questa? Shungite elite. elite, nel senso della forma, la più, forma più rara, più preziosa. Più pura. Ecco, eh. dicevi che questo anche ha la particolarità di condurre. Di una... È l'unico minerale che ha la particolarità di condurre energia elettrica a tutte le temperature. Quindi vedo che hai messo un filo, ma perché ci farai un esperimento, immagino. Sì, faccio ah. vedere come questa pietra. Conduce l'energia elettrica e questa è la dimostrazione che è una pietra di qualità. Ah, vediamo un po', che comunque eh, l'elite io... diciamo. L'elite eh? è la sciungite nera, se io unisco i due poli le lampadine si accendono. Ah che bello. Se io i poli li pongo sulla sciungite le lampadine si accendono, se io le pongo su un pezzo di plastica le lampadine non si accendono. Però vado a anche su di me. <ride> no, non lo fa, <ride> okay. ecco, questa è... E questa è la dimostrazione Beh, che la Shungite è un materiale. È fenomenale, veramente. Questo ecco. dimostra, dimostra la potenza di, di questa pietra. E la sua originalità. Katia, vogliamo ricordare come portare su di sé, come può una persona eh, avere tutti questi benefici eh, sì, con la pietra? È sufficiente indossare un, un oggetto. Se poi fosse bello come quelli qui esposti meglio ancora, per avere i benefici della, della sungite, Che in 15-20 giorni se, se ne sentono già appunto gli effetti. Quindi sulle forme, sui tipi, bracciali, piuttosto che ciondoli. La che piramide, sì, il cilindro, il cubo. Eh, va sottolineato che la piramide è, è più efficace, più, è più efficiente per proteggerci dalle radiazioni Ok, ionizzanti Ma su tutto frequente. questo potrete essere meglio anche eh, dalla titolare eh, del sito appunto che eh, potete anche vedere, shungite-elite.com che è Tatiana RMF, dico bene il nome perché non è facile, vero Luigi? Sì. E, e ricordate anche, fra l'altro, eh, questo è l'unico shop nella Repubblica di San Marino dove potete trovare questa, questa pietra meravigliosa. Possiamo chiudere, diamo appuntamento a prossimo, a, al prossimo sabato, naturalmente, eh, ricordandovi che parleremo di un argomento sentito a tutti, proprio quello di contrastare le radiazioni elettromagnetiche. Siamo circondati no? fra cellulari, wifi, eccetera. E... Sonia, ritengo che tu abbia bisogno di un ciondolo di Shungite, ah. visto l'ambiente in cui opera. Beh, mi vedi un po' stressata, quindi... Parecchio. <ride> Beh, grazie <ride> del pensiero, veramente meraviglioso. Quindi qui dentro, a questo ciondolo, c'è una... un... Un uh, frammento di Shungite Elite. Beh, ecco, questo è... Il regalo di Natale ideale. Grazie Luigi, <ride> grazie a Katia Vela, ci vediamo al prossimo appuntamento.